Bella a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video, perché la serie B è qualcosa di veramente bello, è la prima finalista dei playoff, è proprio il Venezia di Zanetti, che se la vede brutta, sì, perché Lecce doveva recuperare l'1-0, gli bastava un gol a Lecce per passare. E il Lecce fa la partita come è giusto che sia. Va a recuperare il gol dell'andata, non ricordo neanche chi l'ha segnata, pensa un po', non Forte che ha sbagliato il rigore, o forse proprio Forte, non so. Però fatto sta che il Lecce per 40 minuti attacca sprombattuto. Il Venezia si difende bene con Svoboda, con lo stesso Molinaro, con i centrocampisti che erano Tocordo, tanta roba Tocordo. E poi arriva rigore per il Venezia, rigore sacrosanto, c'è Luccioni che butta a terra l'avversario, Forte, mi sa, proprio Forte. Stavolta da dischetto si presenta Ramo, che non aveva giocato benissimo fino a quel tempo, fino a quel momento e quel tempo. Però sì, la gol dell'1-0 batte Gabriel, che invano tenta di scocciarlo, di entrare nella sua testa, ma non è semplice entrare nella testa di Aramu, che allora 1-0 Venezia. Però nel finale invece la palla gol, ma in pa, il portiere finlandese, il secondo portiere del Venezia, perché il primo portiere è Lezzerini, ma si è infortunato. Ma in pa fa qualcosa di straordinario, coperto da tutti, copre il suo palo e fa una parata incredibile. Detto questo, secondo tempo, stesso copione, però il gol del Lecce arriva al 65esimo con Pettinari sugli sviluppi di calcio d'angolo, lasciato solo. Tapin facile facile, ma in pa non può nulla. 1-1, l'1-1 va bene ancora al Venezia. Ma Lecce spinge. Ha qualcosa in più. All'88esimo perviene a rigore, che potrebbe dire finale Lecce. Ma Mancosu è rigorista, quello che tutti sappiamo, in Serie A ne aveva sbagliati. Lo sbaglia. E allora il Venezia in finale, e tra poco inizierà l'altra semifinale, Monza Cittadella. All'andata il Cittadella ha sorclassato la squadra di Berlusconi e Galliani, ma soprattutto di Brocchi, per 3-0. Però metti caso, il Monza azzecca la partita e vince 3-0, il Monza va in finale, quindi non darei per vinto Monza. Attenzione, arriverà post partita anche di quello, e quindi tuffiamoci dentro e buona partita a tutti. Quello che interessa per questo video è che il Venezia sogna la Serie A, sogna, ne ha tanto bisogno. Questa squadra che ha giocato la divina regular season, anche questi playoff, ci è arrivata bene. I playoff è iniziata ora. Monza Cittadella, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e che dire, ci vediamo tra un paio d'ore con il post partita di Monza Cittadella. Bella, ragazzi.